Ciao ragazze, allora questo sarà un video, mi preparo con voi. Volevo girarvi anche l'outfit, ma è tardissimo, tra tipo 5 minuti devo uscire. Sono in uscita appunto con la mia amica Valentina che fa gli anni. Auguri tesoro, tanti auguri. Buon compleanno, andiamo a divertirci, a fare un aperitivo molto tranquillo. Sono in versione, versione fucsia. Insomma, diamoci questa botta di colore e niente, alla fine del video vedrete che il rossetto che ho indosso non è lo stesso. Io ora ne ho utilizzato uno che richiamasse il fucsia e anche il trucco è verde, ma non perché io avessi pensato al verde, perché cioè, inizialmente la maglia che dovevo mettere era verde con la giacchetta nera, però poi alla fine non ero molto convinta e ho optato per appunto maglia nera semplicissima, la giacchetta fucsia, gli accessori fucsia al di là dell'anello perché non ho l'accessorio fucsia, lo smalto è un color corallo e quindi botta di fluo e si va. E alla fine ho usato il numero 20 di Kate Moss, che è un color fucsia fantastico. Orecchini questi qua, collana questo qua, vabbè, vi faccio vedere a grandi linee. Jeans, da pinchio, insomma, sono tutto un look nuovo, tutte le cose che ho comprato ieri sono messa apposta lì a stirare. E io vi lascio il video, quindi mi preparo con voi un po' quattro chiacchiere, un po' così alla cavolo. Ci vediamo presto, ciao. Allora, dopo che ho parlato per 10 minuti, cioè a vuoto perché non ho registrato, dicevo, cesso disarmante, mi preparo con voi. Ho un pochino di tempo prima di uscire, i capelli non devo farli al di là della frangia, quindi insomma mi sono detta facciamo un bel mi preparo con voi, dato che a voi piace molto. Sono, come potete vedere, tra occhiaie e altro allucinante, quindi iniziamo subito. Sto iniziando già da circa una decina di giorni a utilizzare la BB Cream di Garnier come primer. So che molte ragazze americane lo stanno già facendo già da parecchio tempo e sotto suggerimento di un'amica ho provato anch'io. Questo non vuole essere assolutamente un video tutorial, proprio non ne ha né la pretesa né insomma l'intenzione, ma voleva essere, dato che il primo che io vi girai vi era piaciuto così tanto. Ho deciso perché no, perché non provarci, insomma, di nuovo, dato che avevate apprezzato tutte quante molto. Quindi, dopo aver utilizzato la mia BB Cream come primer, poi vado di fondotinta, anche se potrei quasi quasi darlo dopo e concentrarmi prima sugli occhi, che faremo così. Non ho ancora in testa che trucco fare. Vado, come vedete nell'intro, a prendere un aperitivo per il compleanno di una mia carissima amica che oggi fa 30 anni. Un bacio alla mia dolce Vale. E quindi nulla, dal momento in cui volevo fare un look un po' diverso, però non so ancora neanche come mi vestirò, quindi sarà un qualcosa di penso molto semplice. Uso prima del primer questo correttore qua di Kiko, che non mi ricordo, il full coverage, perché sto cercando di ultimarlo e ultimamente ho un po' la palpebra che tende a diventare oleosa, non so come mai, non, cioè, non mi succede d'estate, mi pare un po' assurdo che mi succeda d'inverno, in modo che il primer mi vada a durare ancora di più rispetto a quello che già dura. E quindi nulla, serata carina, andiamo in un posto nuovo dove non sono mai andata a prendere l'aperitivo, ma credo neanche lei, con altre ragazze, insomma, nulla di particolare. Come stanno procedendo? Ma insomma, dall'ultimo vlog che vi ho girato, insomma, ho dato due esami, come vi ho già detto nell'ultimo video, andati entrambi molto bene. Ora devo solo decidere però veramente come mi trucco, cosa uso? Bella domanda.
siccome non ho ombretti, giustamente. Allora, le labbra saranno rosse, quindi potrei fare un qualcosa di sobrio. O realizzare un qualcosa di simile al mio compleanno. Ok, ci sono. Dicevo, quindi non è successo nulla di particolarmente, insomma, innovativo negli ultimi tempi. Veramente, al di là, ho fatto giorni e serate di reclusione in casa a studiare, perché in questa sessione di esame, come vi avevo già detto nel video quello forse università, io non avevo fatto molto né quest'estate, cioè comunque in generale l'anno scorso, e quindi insomma ho voluto un po' prendere un po' le redini di quello che era il mio percorso universitario, che avevo bruscamente, a mio avviso, interrotto, lasciandomi, alla fine avevo lasciato indietro 3 esami, che mica è cosa da poco, comunque sia arrivare poi al secondo anno, che poi è l'anno della magistrale, è l'anno che corrisponde poi praticamente alla laurea, e magari mi zoomo un po', e arrivare appunto con già 3 esami indietro, nonostante comunque sia non siano particolarmente tanti quelli del secondo anno, perché tra laboratori ed esami dovremmo essere sugli 8, forse 9, forse la cosa un pochino più impegnativa poi appunto è la tesi, però come vi dicevo comunque sia noi abbiamo delle tempistiche secondo me allucinanti, perché 10 mesi prima consegnare la domanda provvisoria di laurea mi sembra un po' azzardato, un po' assurdo, quindi è stata un po' una fatica, tra l'altro consegnata a pelo perché, come vi dissi, io meditavo di laurearmi a novembre. La vedo molto dura, nel senso che l'idea è quella, ma finirà quasi sicuramente che slitterò a gennaio. Sto usando nel frattempo le palettine di Sleek, ho utilizzato questo bianco qua perlato verso l'angolo interno dell'occhio per dare un po' di luce, e ora pensavo di vestirmi di verde. Oddio, l'intenzione è quella. Potrei truccarmi di verde, direi di sì. E quindi vi stavo dicendo, nulla, così alla fine dei conti ho consegnato sta benedetta domanda di laurea, ho dato gli esami che io dovevo dare adesso, me ne manca ancora uno che ho il 15 tra l'altro, e che è orale, quindi insomma è anche parecchia roba oltretutto, ma va bene. E poi se da lassù vorranno la sessione d'esami è finita e tutte le studentesse sotto esame come me sanno che non, cioè almeno io non vedo l'ora che finisca, perché è stato un semestre massacrante. Tra l'altro, oddio, è stato proprio da dicembre che noi diamo esami, perché tra preappelli e il resto, insomma, mi dà un po' a volte l'idea di non essermi goduta la pausa natalizia o altro, insomma, ho un po' cazzeggiato, per avuto dei giorni proprio di puro cazzeggio, però comunque sia nulla di eccezionale, magari a volte dovevo stare a casa a studiare telefilm su telefilm, che ovviamente. Poi ho avuto la settimana dell'influenza, insomma, poi è stato il mio compleanno, poi vabbè, si fa presto arrivare a febbraio. Quindi ringraziamo il cielo che febbraio è arrivato e via. Sto continuando a dire una marea di cose senza senso, inutili. Io non so neanche cosa dirvi, oltretutto, perché nulla, insomma. Così, ne approfitto anche per dirvi che ho blindato Instagram e Twitter, quindi credo che, non so come funzioni Twitter, ma so sicuramente che su Instagram, se volete seguirmi, vedere le cavolate che pubblico, bisogna tipo mandarmi tipo una sorta di richiesta di amicizia, che insomma accetterò molto volentieri, insomma volevo che quello che pubblico di mio potesse vederlo, cioè potesse vederlo voi, ma comunque sia non tutto il mondo, quindi come siete già in un bel po' a seguirmi anche lì, quindi
ho deciso di utilizzare questo metodo onde evitare casini, incomprensioni, tutto questo marasma di cose che sinceramente non mi va. E quindi nulla, questo è stato sostanzialmente quello che è accaduto di nuovo. Per il resto, insomma, nulla, nulla da dire, nulla da dichiarare. Allora, non è che questo trucco mi stia convincendo molto, ma perché ho una mezza idea su cosa metto. Pensavo di mettermi questa magliettina verde qui, un po' particolare, con sopra una giacchetta, ma con, insomma, non vestirmi chissà come, cioè, carina, come dico sempre, comoda ma con stile. Non so se avrò tempo di girarvi l'outfit, quindi non vi dico niente, vedremo, sarà una sorpresa. Oddio, poi magari dal titolo si vedrà. Però comunque sia. Vedremo, vedremo. Prossimi video, dato che ci sono, parliamone. Come avrete visto, vabbè, ho iniziato questa nuova collaborazione con Elena, che è una ragazza fantastica. Ho in mente alcuni tag. Allora, non vi nascondo che ho avuto una serata in cui sono impazzita, e ora molti di voi rideranno, in cui sono entrata nel trip dei cartoni animati. Infatti, tipo, penso di aver pubblicato tutta la sera sigle di cartoni animati, eccetera. E stavo pensando che sarebbe carino magari realizzare o inventarsi un tag sui cartoni animati, un po' per tornare bimbe e tralasciare per un attimo trucchi, parrucco e quant'altro. Giusto un po' per girare un po' un video un po' diverso, insomma, che qua su YouTube, insomma. A volte si girano i tag basati su nulla. L'ultimo più inutile che ho visto, vabbè, non sto neanche a dire perché qua se no mi nemico la gente, però penso che alcuni tag siano veramente ai limiti del oddio mio, ci manca veramente che la gente si faccia vedere anche quando vomita e poi siamo a posto. Ma al di là di questo, pensiero mio personale, quindi libere di criticarmi, va benissimo. Volevo girarvi anche il video tag, quello che ha girato Alessandra sul fashion tag, che praticamente è un tag sulla moda. Insomma, io non è che la seguo particolarmente, però comunque sia non mi dispiace. Insomma, vedermi sta faccia cadavere, che sto trucco, bah, così ora come ora non è che mi stia entusiasmando molto, però. Va bene comunque, voglio dare un po' di vita a questo verde perché non è che mi gusti. Stavo per cadermi la palette dalle mani. Quindi stavo dicendo, non so benissimo come andrà la faccenda di questi video che voglio girare. Quindi, però voi come sempre, se avete qualche idea, proponetemela, magari anche. Cioè, sicuramente ci saranno delle recensioni. Ho anche un po' un haul fatto dell'ultimo periodo, potrei girarvi, anche se non vi nascondo la verità che, vabbè, ovviamente ieri ho fatto questo pensiero. Sono di nuovo caduta nel mio tunnel, compro, 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 qualsiasi cosa vedo, compro con i trucchi, ma si è abbastanza visto negli ultimi periodi, no? Se ero rinsavita comprando meno, sono di nuovo cascata in questo. Ah, compro qualsiasi cosa. E ho fatto, vabbè, scorta di rossetti, veramente. Penso di avere rossetti per le prossime 2 vite. No, vabbè, scherzo, ne ho un 25, insomma, non tantissimo. E quindi alla fine dei giochi ho deciso di. Come si dice, di provare ad acquistare un po', cioè non dico l'indispensabile perché ragazzi, cioè, obiettivamente ora come ora ho tutto quello che mi serve di indispensabile, quindi insomma togliermi i giusti sfizi senza cadere nell'eccesso, diciamo così. Sto facendo un trucco no sense, vabbè. E quindi dicevo, senza appunto cadere nel comprare le cose compulsivamente solo per dire oh, ce le ho, ce le ho, ce le ho. Se magari vedo qualcosa di particolare, insomma,
Ben venga. Ho visto tra l'altro che, giusto perché ho fatto questa riflessione ieri, mi ero detto vabbè, aspettiamo la nuova collezione di Kiko per vedere se c'è qualcosa di interessante, e con mia immensa sfiga ho appunto appurato che, devo dire la verità, l'ho vista solo sul sito, non in negozio. In negozio l'ha vista qualche mia amica e mi ha detto essere molto carina dal vivo. So che appunto queste amiche hanno preso qualcosina. Mi avvicino perché sennò un attimo di silenzio. Suspense. Appunto mi ha detto che lei ha preso qualcosina che dal vivo è molto più carina che online. E i prezzi, vabbè, ormai credo che di esserci rassegnate in molte perché sono aumentati, però comunque sia, a meno che non ci sia un qualcosa di particolarmente carino, io credo aspetterò i saldi, esattamente come ho fatto per le collezioni, quelle, come si dice, quelle invernali. Anche se le uniche cose a cui penso cederò, almeno rispetto a quello che ho visto online, un attimo perché qua mi ci vuole concentrazione, dicevo, rispetto a quelle che ho visto online, mi ispirano molto i long lasting, vedere se c'è qualche colore un po' particolare che magari non ho dal momento in cui li utilizzo davvero molto. Ok, ho fatto un mezzo scempio, però vabbè. La mia mania dell'eyeliner ultimamente, c'è anche questa. E stavo dicendo, vabbè, ora a volte quando mi trucco così preferisco usare prima la matita e poi l'eyeliner, perché faccio magari a volte bene un occhio e l'altro mi viene uno schifo colossale. Quindi almeno sono sicura di non dover essere in ansia. E appunto vi dicevo che sono curiosa di vedere appunto questi long lasting per occhi, e incuriosita molto, però bisogna vedere, non mi ricordo neanche sinceramente quanto costino. Oddio, ho fatto un disastro, sapevo. E non so veramente quanto costino. Dai, cos'erano? Dai long lasting per labbra. Anche sono dei rossetti fatti a long lasting praticamente, e però bisogna vedere se hai colore, perché come sapete dal sito sono sempre molto molto sfarsati rispetto alla realtà, quindi vabbè, lasciamo stare. Oggi è stata una giornata un po' di merda, quindi spero vivamente che oggi vada meglio, almeno la serata, perché normalmente quando da principio mi accorgo che c'è qualcosa che non va inizio giornata, non è che poi si risolve granché. Questo è lo schifo che io sto mettendo in atto. Penso che non ho fatto una riga di eyeliner, ho fatto proprio un quarto di eyeliner, però no, non è brutto l'effetto. È un po' particolare, eh. Fa un po' forse Moira Orfei, non è che sia molto convinta di ciò. Il fatto di avere esagerato prima, devo anche cercare di adattare, ma direi che a grandi linee ci siamo. E non ho appunto, che cazzo stavo dicendo, non mi ricordo, insomma non ho sperimentato ancora in negozio i prodotti, quindi poi appena andrò in centro, e penso che ormai si tratterà di settimana prossima, quindi genovesi lasciatemi qualcosa anche per me da vedere almeno, andrò a dare un'occhiata e vi dirò poi le mie impressioni della collezione vista dal vivo. Purtroppo ieri quando sono andata in centro ho saccheggiato Pinky,
Insomma, appunto, per tornare al mio discorso di prima, limitarmi a comprare il make-up un po' perché comunque sia ho già tanto, e anche perché sto cercando di, in qualche modo, mettermi, cioè, puntare un pochino più su abbigliamento, dato che di roba primaverile non ho granché. E avevo bisogno anche di comprarmi un paio di jeans, insomma, ho comprato giusto jeans, qualche maglietta, molto semplice, e non sto neanche a considerare al momento il fattore make-up, vedremo giusto qualcosa. Allora, ora questo fantastico mascara, che io ogni volta per darlo, per me è un incubo. Perché devo stare attenta che tutti i grumetti che mi si formano non mi finiscano nelle ciglia, cosa che una volta su 10 accade. No, una volta su 10, cioè 9 volte su 10 mi accade. Oltretutto, se già prima la tendenza è essere molto secco, fa questo giro è ancora più secco perché già circa 2 mesi che lo sto utilizzando, 2 mesi no, 1 mese e mezzo. Forse è meglio dire, è aperto da 2 mesi, però lo sto utilizzando tutti i giorni da 1 mese e mezzo. E insomma, poi progetti futuri, nulla. Al momento nada, niente Cosmo Prof, ve lo confermo, ve l'avevo già detto in uno dei video, no, nell'ultimo video forse ve l'avevo già accennato, niente Cosmo Prof perché troppi costi, troppe spese, insomma un po' di spese io a marzo, quindi ho per forza dovuto rinunciare anche perché quest'anno non sto proprio facendo niente, cioè, studio e basta. L'anno scorso davo ripetizioni, quindi magari avevo delle entrate, seppur comunque non grandi entrate, però quei 200-300 euro al mese entravano, ora sto giro no, ci saranno giusti i soldi dei seggi, ma li vedrò a fine marzo, quindi poi il mio lavoro lo riprenderò a maggio, quindi insomma c'è tempo. Ogni anno dico l'anno prossimo andrò sicuramente. E so che anche quest'anno mi farà un male cane vedere i video delle altre ragazze, però cioè, io andrei principalmente per incontrare voi, per incontrare Susie e tutte le altre ragazze che seguo e con cui sono, insomma, ho un certo tipo di rapporto. Questo è lo schifo che a me, come vi dicevo sempre, mi si crea ogni volta che uso il Vamp. Vedete, voglio farvelo vedere. E tutto il mascara mi si va a condensare qua fuori e io puntualmente non me ne accorgo, ci metto la mano e mi smerdo qualsiasi cosa. Quindi ora uso le mie selvatiche salvettine da bimbo per il sederino per pulire il mascara. Quindi rendiamoci conto ogni volta che tra. E la prima volta non me ne rendevo neanche conto che fosse questo, quindi ancora peggio. E quindi questa è la sottospecie di. Spengo la luce, questa qua della. Aspettate, perché. Ok, cioè dovrei aver fatta. Questo è. Facciamo la schifezza che ho realizzato, che è un trucco veramente senza senso. C'è cioè una mega linea di eyeliner spessissima. Insomma, per ora ho realizzato questo, però poi forse nell'insieme con il mascara, proprio il look drammatico, non sta male. Diamo una matita, non so neanche che ora è oltretutto. E questa cosa mi mette ansia, manca 10 alle 6. Fantastico. Tre conversazioni su WhatsApp, le guardiamo dopo. Però sono stata brava, vedete che sto mettendo silenzioso, così almeno non WhatsApp a più. Andiamo avanti. Ma io che ora devo uscire? Tra un'ora, ok. Quindi niente video outfit sicuramente. Andiamo avanti, finiamo gli occhi. E appunto dicevo, quindi nada Cosmo Prof. No Cosmo Prof per Serena. E vabbè, pazienza. Però comunque sono sicura, come vi ho già detto, più avanti, magari quando fa la un po'
po' più caldo. Insomma, non ad agosto perché io poi riprendo a lavorare, però magari verso, verso aprile, verso marzo. Non è detto che io non faccia un incontro qua a Genova, sapendo che magari se non viene nessuno, veramente potrei sentirmi male, quindi. E volevo dirvi anche un'altra cosa che però adesso non mi viene assolutamente in mente. Cavoli, c'avevo solo la punta della lingua. Ah, sì, eccoci. Non è ancora niente di certo, insomma, che comunque non ho ancora iniziato, ma voglio un po' rimettermi in linea, diciamo. Ma ho dato io di qua l'eyeliner. Sì, ma non l'ho applicato come dicevo io. Tornare appunto un po' in linea. Insomma, non è che io debba perdere chissà cosa, ma ho un po' mangio in modo un po' sballato. Insomma, nel senso che non, cioè, saltare pasti no. Però a volte tendo magari a mangiare poco, a volte a mangiare un po' troppo, a volte magari a pacciugare, insomma, quindi ho dei periodi un po' così, ma insomma ce l'abbiamo tutti. E volevo rimettermi in forma e in carreggiata per quest'estate. Quindi probabilmente mi vedrete un po' arteriosclerotica perché inizierò la dieta, però ho la testa e la consapevolezza per andare da una nutrizionista e farmi seguire, quindi senza dover perdere chissà quanto, però dato che comunque sia un po' di chili li ho già persi da me, però essere un pochino soddisfatta e andare a correre, andrò a correre, incredibile, però almeno scarico anche un po' tutto quello che ho comunque accumulato di stress dietro l'università. Andiamo di fondotinta finalmente. Devo dire che per essere iniziato come trucco senza senso, forse è anche carino, non so però se poi il rossetto lo darò oppure no. Questo devo ancora deciderlo. Penso che un po' sì, il rossetto rosso, chi se ne frega. Domani devo andare a casa della regina Elisabetta, si sa mai quello. E domani sera ho anche una inaugurazione, quindi può darsi che domani girerò, un altro mi preparo con voi, però non lo so perché domani sera volevo farmi i boccoli. Ok, schiarite anche un po' le labbra così poi a mo' di primer. Ok, ora correggiamo queste cazzarole di... Guarda, c'ho delle occhiaie, però non so come mai, perché insomma, dormire dormo, stanca, mi alzo stanca, solo un po' di mattina che mi alzo con il mal di testa, quello sì. Però insomma, non penso che il mal di testa mi porti le occhiaie. E siccome non ho voglia di utilizzare l'autocorrettore, le imperfezioni vado sempre con lo stesso, intanto va bene e non sono grandissime. Ho risolto finalmente il mio problema dei brufoloni dovute al primer viso che avevo utilizzato le sere dei festeggiamenti dei miei compleanni. È stato veramente una cosa, penso di essermi usata qualsiasi tipo di crema. In particolare ho usato la pasta di zinco. Praticamente sarebbe la fissa, cioè quella crema per il culetto dei bambini per non farli li irritare dal pannolino. E devo dirvi la verità, mi ha risolto perché mi ha fatto maturare tutto lo schifo, uno schifo. E ora la situazione sta andando in miglioramento. Però non gridiamolo troppo forte perché non si sa mai cosa devo fare sul naso. Sì, ho fatto tutto, anche se mi vedo un po' troppo rossa. Cipria e panico. Ok, non la trovo più. E quindi niente, questo è il tutto. Insomma,
Beh, il tutto di cosa? Va. E altre novità. Non ce n'è. È stato un po' il periodo delle non novità. Ma va bene così. This is a month. Uso un po' di terra, giusto per dare un po' di definizione al viso. Quindi dicevo, non, sì, giusto, dicevo del peso. Non penso di girarvi video aggiornamento peso o altro, perché non, insomma, non avrebbe senso, secondo me, a mio avviso. Cioè, magari in un vlog posso dirvi come le cose procedono. Però comunque sia, sicuramente sarò isterica la prima settimana, nonostante comunque sia mi sono abbastanza abituata. Cioè, ormai il mio stomaco non mangio più tantissimo, non pacciugo. Ormai mi sono veramente arrivata, il punto di non ritorno l'ho già superato, insomma. Quindi il fatto di avere già la testa per iniziare seriamente a stare attenta a quello che mangio, credo sia già abbastanza importante quello. Ci siamo. Sono le 6. Ottimo. 45 minuti di tempo. Lì devo aggiustare qua, perché il mascara mi ha un po' cosato. Il lume è giusto un po' l'arcata sopraccigliare, anche se comunque io avendo la frangia, chi se ne potrei farle tranquillissimamente a meno. Però vabbè, diamo un po' di un tocco di luce. E quindi dicevo, non vi girerò sicuramente quella tipologia di video, perché insomma vi aggiornerò comunque sia. Però ancora comunque una cosa campata per aria, non ho, cioè ho già la persona dove andare, ma devo fare ancora l'analisi del sangue, tutte, insomma, un po' di cose. Voglio proprio rimettermi in pace con me stessa. Rossetto, cosa utilizziamo? Ma soprattutto, che cosa utilizzo veramente? Intanto io inizio a sistemare, perché sennò mi perdo. Sono indecisa, io pensavo un bel rosso, nonostante comunque sia io sia un po' con gli occhi abbastanza potenti, ma chi se ne frega, ho 25 anni, se non lo faccio adesso non lo faccio più. Ci siamo quasi fatta. Ok, sono indecisa, vediamo le alternative. Allora, ci sarebbero i Kate Moss, però insomma la durata non mi fa particolarmente sfavillare. Potrei sperimentare questo, però, oppure questo, mi ispira molto questo, e utilizzare anche la matita. Cosa ne dite? Potrebbe andare, che non si vede neanche minimamente il colore vero che è questo, perché vi garantisco che è bello. Potrei, sperimentiamo, mal che vada lo tolgo. Cerchiamo la matita adatta per il contorno labbra, che direi forse questo è un po' glossy, quindi questa si sì, direi che è la sua. Non ho assolutamente idea
parte che è inutile che in fotocamera, cioè non si vede veramente niente. Prendo un pennellino, pulisco prima la mano perché ogni volta il rossetto poi ce l'ho stampato ovunque. E vediamo un po'. Ma forse la cosa che ha mi dà l'idea di essere tendente al corallo più che rosso. Insomma, non è che me lo vedo molto. Proviamo a vedere se aggiustandolo con questo viene. Non si vede niente da qua. Il rossetto comunque è abbastanza scuro. Sembra un gloss da qua, vabbè. Teniamolo su, vediamo quanto mi dura. E prima di uscire, intanto ancora tempo. E nulla, insomma, ora vado a farmi i capelli. Quindi passo e chiudo. Spero, insomma, io mi inquieto. Tanto tolgo queste. Il look finito dovrebbe essere questo. Quindi, insomma, non lo so, non sono convinta da questo rossetto per niente. Anzi, lo tolgo perché non. Boh, non mi ci vedo, ragazze. Ora deciderò al look finito. Quindi, insomma, poi vedrete lì alla fine. E nulla, vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!